Benvenuti all'ottava puntata della rubrica Lo sapevate che? Di Belli Art Italia. Io sono Ornella. E io sono Claudia. E siamo due belli artist che realizzano ricordi della gravidanza. Nelle precedenti puntate vi abbiamo parlato del body e del belly painting, dei nostri meravigliosi eventi e delle giornate a tema sempre concentrate sul belly painting. Nella settima puntata vi abbiamo parlato invece del belly casting, il calco del pancione che riproduce fedelmente le forme di un corpo in gravidanza. Vi abbiamo parlato del belly ball, il calco della sola pancia, e del belly cast, il calco della pancia e del seno con la tecnica bende gessate. Ma oggi non perdete questa puntata, perché vi parleremo del belly love, di questa scultura della gravidanza meravigliosa che riproduce in tutti i suoi dettagli la pelle e la pancia. Eccolo il belly hands in tutta la sua bellezza. La futura mamma posiziona le mani sul pancione e noi facciamo la magia. La scultura è bellissima anche se sul pancione viene posizionata un'unica mano. Ogni futura mamma sceglie come realizzare il suo belly hands. Quando la mano del papà forma un cuore con la mano della mamma, ecco il belly love hands. È bellissimo vedere come i genitori si emozionano durante la realizzazione di questo preziosissimo ricordo. E se oltre a mamma e papà c'è un fratellino o una sorellina più grande, perché non inserire la sua manina nella creazione della scultura? I bimbi sono bravissimi e rimangono immobili con la mano appoggiata sul pancione per non compromettere la realizzazione del calco. Guardate che meraviglia il belly hands a tre mani. Qual è il procedimento per realizzare queste bellissime sculture? Ve lo spieghiamo subito. Il materiale usato per catturare ogni dettaglio della pelle si chiama alginato. È ricavato dalle alghe marine, è atossico, è anallergico e adatto al contatto con la pelle umana. L'alginato viene miscelato con acqua a 30 gradi per evitare lo sbalzo termico sul pancione della futura mamma. Bisogna agire velocemente perché il calco indurisce molto presto. Con dolcezza posizioniamo l'alginato sul pancione e sulle mani della mamma. Il nostro alginato è cromatico, da rosa diventa bianco quando si indurisce, aiutandoci a calcolare i tempi di posa del pancione. Dobbiamo distribuirlo benissimo su tutta la superficie, facendo attenzione ai sottosquadra. Se non lo posizioniamo perfettamente, poi avremo problemi in post-produzione. Ecco l'alginato come si presenta quando si indurisce. Catturata la forma del pancione delle mani, il calco viene delicatamente allontanato dal pancione. Le mani vengono liberate dito per dito con grande attenzione, prima una mano e poi l'altra, cercando di non compromettere la scultura. Guardate che meravigliosi dettagli di queste mani di una mamma e del suo primogenito. Dopo aver congedato i genitori, inizia per noi subito la fase di gestatura, che va eseguita immediatamente perché l'alginato poi, nel giro di poche ore, rilascia acqua e perde i suoi dettagli. Serve un'ora circa per stendere il gesso nelle varie tecniche che servono per ottenere un ottimo risultato. Quando il gesso è asciutto, il calco viene sformato dall'alginato ed inizia il lavoro di restauro. Prima viene tolto tutto il gesso in eccesso dai bordi. Poi, con gli appositi attrezzi, vengono tolti tutti i pallini di gesso generati dall'aria durante le numerose colate di gesso effettuate. Con della carta vetrata in più grammature e in più strati vengono poi grattati e lisciati i bordi. Se ci sono buchini o parti da ricostruire, utilizziamo il gesso per fare il restauro di precisione. Anelli e bracciali vanno sempre restaurati con grandissima attenzione, usando la fresa, una piccola fresa.
molte ore di lavoro per ottenere una scultura che è una vera opera d'arte, il più bel ricordo tridimensionale della gravidanza. Se desiderate vedere i nostri lavori, seguiteci su Facebook, Instagram, Google, Belli Art, TikTok e connettetevi al nostro sito www.belliart.it. Rimarrete stupiti dalle meravigliose opere che vedrete, ma rimanete connessi con noi perché continueremo a stupirvi. E anche oggi siamo giunti al termine dell'ottava puntata della nostra rubrica Lo sapevate che? Oggi vi abbiamo parlato del Belly Love, la più bella scultura della maternità che si possa realizzare. Ma vi piace la nostra arte? Vorreste diventare delle belly artist anche voi e condividere con noi la gioia della gravidanza? Seguiteci e contattateci, ma soprattutto non perdete la prossima puntata, la nona, dove vi parleremo dei nostri corsi. State all'occhio! A presto! A presto, ciao! Ciao, ciao, ciao. Grazie! La rubrica Lo sapevate che? Puntata della rubrica Lo sapevate che? Benvenidos! Benvenuti all'ottava. La tecnica al ginato! Mi state dicendo che fa cagare, vero? Che bisogna rifare. E questo è come inibisco. Come l'inibisco? Non si dice! Non si dice! Tagliala! Queste mamma, no, ma anch'io prima. Condividere le gioie, esatto, e condividere con noi la gioia, la saudage. Ma vi piace la vostra? Vi piace la vostra? Mi fai morire. Sei giusto caffè? Però lo bevo da dietro. Come lo bevo il caffè? Dietro. Giovedì sono stato in un atelier dove... in una gabbia di matti. Catenata. Uno giovane, una vecchia. Sì. Abbiamo finito? Sì. Fantastico, dai! E anche questo è fantastico!